Salve a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Un saluto da LukeTV. In questo nuovissimo video andremo insieme alla scoperta di una grotta dove andremo a prendere un oggetto che ci servirà per arrampicarci all'interno di alcuni tratti di grotta presenti all'interno di The Forest. L'oggetto in questione è il rampino. Come infatti è utile in alcune pareti che ci troviamo ad affrontare all'interno dell'esplorazione delle grotte di The Forest e che quindi anche permette di avanzare nello scoprire ovviamente altri parti di grotta. I punti in considerazione da prendere in questo caso sono pochi ma essenziali. Il primo, andare verso il grande buco che si trova al centro della mappa e soprattutto dobbiamo seguire il nord. Quindi in questo caso quello che dobbiamo fare è distinguere molto bene il nord. Quindi se guardiamo dritto, non so se si vede, ci saranno delle montagne ricoperte quasi bianche. Quelle montagne sono le montagne che ci indicano il nord. Quindi noi quello che dobbiamo fare da un certo punto di vista è seguire in linea d'aria ovviamente le montagne. Quindi seguiamo fino a che non ci ritroviamo verso il lato sinistro, quindi verso il lato ovest, nord-ovest del buco. Quindi proseguiamo sempre verso direzione nord, quindi in questo caso delle montagne, fino ad arrivare al buco. Ed eccoci ragazzi, siamo arrivati al buco. Come ben vedete, siamo arrivati quasi sul versante sinistro del buco. Quello che vi consiglio di fare è di proseguire diritto. Ecco, proseguiamo sempre diritto e procediamo verso la direzione nord-ovest della mappa. Una volta arrivati qui, ecco, vi faccio vedere anche la posizione precisa all'interno della mappa. Ecco. Troveremo per il nostro percorso questa tenda. E questa è la grotta dove si trova all'interno il rampino. Questa è proprio la posizione esatta proprio della mappa. Non so se si vede. Eccola. Eccola qui. E proseguiamo ora all'interno della grotta. Scendiamo questa corda e una volta scesi questa corda ce n'è un'altra più avanti, eccola qui, e qui è sempre un'altra poi sottostante. Quindi quello che ci fa capire, questa sarà una grotta veramente molto profonda, ragazzi. Siamo scesi, poi ci tuffiamo di qua andando sulla destra, quindi tenendo conto di quel piccolo generatore di luce. Ci tuffiamo e andiamo di qua, risaliamo e opla. Scendiamo quest'altra corda, lo potete fare anche così, e qua arriviamo da un certo punto di vista a metà caduta dal buco. Ecco qui, non so se si vede ragazzi. Ecco qui. Siamo a metà del buco, andiamo sulla sinistra, seguendo sempre il percorso. Entrando all'interno, dobbiamo andare in quest'altro piccolo varco, dove ci porterà all'interno poi di quest'altra piccola grotta, cioè che sarebbe più che altro la continuazione. Ecco. Procediamo diritto per come ci porta la strada, tenendo conto delle luci che si trovano all'interno della caverna. Ecco qui. E qua ci sarà un'altra corda. Scendiamo questa corda. E continuiamo sempre diritto. Ora dobbiamo fare attenzione perché se non sbaglio per di qua ci potevano essere anche dei nemici, quindi
vi consiglio vivamente di stare attenti. Ah, no, qua no, qua no, qua no, no, no. Ok, andiamo diritto, ragazzi. Allora, andiamo diritto. E ciò che dobbiamo fare è fare un piccolo saltello per arrivare, per superare questa piccola sporgenza. Se voi cadete su questa piccola sporgenza, cioè qua, ci sarà una videocassetta. Io ora non la posso raccogliere perché già purtroppo l'ho raccolta. E nel momento in cui cadrete, invece di buttarvi, provate a mettervi nell'angolino e premere ripetutamente triangolo, cioè il tastino per saltare. Ed ecco qua che risalite. Andate più indietro, rincorsa, salto. Ecco qua. Siamo saltati. E andando sulla sinistra di qua troveremo il rampino. Eccolo lì ragazzi, il rampino. O la picozza o la sciata scalata, come la chiamate. In questo caso qui è il rampino, la picozza d'arrampicata, eccola qui. E siamo ritornati alla fine del video ragazzi, spero che questo video vi sia stato molto utile. Vi raccomando, se sì, lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo al prossimo episodio, un saluto da Luke TV.